Esiste un'emergenza a Lampedusa? I titoli dei giornali lo strillano, le agenzie di stampa battono le proteste dei migranti nell'hotspot. Hotspot che dovrebbe ricevere una novantina di migranti, invece dentro sono più di 200. L'ingombro momentaneo c'è, anche perché, ricordiamolo, nella vicina Tunisia ci sono appena state le elezioni. Il cambio di regime politico, si sa, può comportare spostamenti in più e Lampedusa è a poche ore di mare da lì. Ma allarghiamo lo sguardo. Come i dati mostrano, le poche migliaia di arrivi degli ultimi mesi, arrivi che tramite i barchini continuavano anche nell'era Salvini, non sono neppure comparabili al centinaio di migliaia e passa degli anni precedenti. E infatti per uno spot di Lampedusa che si riempie subito ci sono in compenso nel resto d'Italia centri d'accoglienza che chiudono o stanno per farlo. Ce lo testimonia Annalisa Camilli, che segue i migranti per Internazionale. Parlare di emergenza, secondo lei, è fuori luogo. In sintesi, si intasa lo spot di Lampedusa perché è il primo punto d'arrivo. Poi però andiamo a vedere come va a finire. Questo è ciò che Conte da Bruxelles aveva promesso. C'è grande disponibilità a trovare subito un accordo, ancorché temporaneo. Assolutamente dobbiamo uscire dalla gestione dei casi emergenziali affidati alla sola Italia. Qui abbiamo la massima disponibilità. L'Italia vuole che anche questo meccanismo temporaneo ci sia sostanziale condivisione e ripartizione. Parola d'ordine, redistribuzione. Macron, arrivato ieri a Roma, si è mostrato disponibile a mediare, si è parlato di riavvicinamento. La ministra dell'Interno Lamorgese intanto ha incontrato il suo omologo tedesco Seehofer. La politica è in fermento, prova a apparecchiare soluzioni sotto le stelle dell'Unione. E intanto la piccola Lampedusa che dice? Il sindaco Salvatore Martello ci spiega che i migranti vengono di continuo trasferiti dall'hotspot dell'isoletta all'isola, la Sicilia. Defluiscono. E quando chiediamo se negli ultimi giorni col cambio di governo è cambiato qualcosa, risponde sì, è cambiato, che il ministero ci chiama.